il pareggio, perché la sensazione è che il Parma nel primo tempo abbia certe umanità, sembra di bastardi, si è creato praticamente solo il Parma. Poi al secondo tempo è arrivata questa doccia fredda, forse un inizio un po' così, e anche dopo il gol di San Marino ci avete messo magari tanto cuore, magari poca organizzazione, nel senso che era più una spinta dovuta un po' alla voglia di pareggiare, ma magari con poco ordine in campo, non so se d'accordo. No, per quanto riguarda il primo tempo, come hai detto tu, abbiamo avuto tante occasioni da gol, loro difficilmente ripartivano. Poi il secondo tempo è arrivata questa doccia fredda, però penso che abbiamo creato tanto anche nel secondo tempo, vuoi per il cuore, vuoi perché comunque abbiamo cambiato modo, magari ci siamo mossi meglio, però loro difficilmente ripartivano anche il secondo tempo. Poi è arrivato il rigore e noi abbiamo comunque tentato di vincerlo fino alla fine, perché loro non avevano più e avevamo la possibilità negli ultimi 10 minuti di ribaltare la situazione. Ecco, tu forse sei l'emblema di un Parma camaleontico, nel senso che anche oggi ci sono diversi giocatori, ne parlavamo prima con Galassi, adattati magari anche a altri ruoli rispetto a quelli originali. Tu praticamente vuoi il centrocampo lì, li hai fatti tutti. È comunque un punto di forza secondo te questo di questa squadra, oppure in alcune situazioni può essere, tra virgolette, non dico un limite, ma può creare delle difficoltà maggiori? No, secondo me è un punto di forza. Poi comunque è il mister che decide chi mandare in campo, in quale posizione, sicuramente vede più cose lui di noi, quindi lui comunque fa le scelte per il Parma, non penso che faccia le scelte così tanto per, sono delle scelte ponderate, e secondo me è un punto di forza, perché magari in alcuni momenti con delle assenze si può ripiegare su, non ripiegare, però comunque ci possono essere delle possibilità grazie alla duttilità di alcuni giocatori. L'ultima da parte mia, prima il allenatore del San Marino ha commentato anche l'arbitraggio, cioè nel caso del calcio d'angolo, prima è stato negato, poi è stato regalato, poi c'è quella barriera che probabilmente stava a 20 centimetri dal punto di battuta, insomma tu come l'hai visto? No, il rigore su di noi c'era, però ha ragione il mister del San Marino che il calcio d'angolo in quel caso non c'era, ma c'era il calcio d'angolo prima, e magari per compensare l'arbitro avrà fatto questa scelta, ha fatto comunque due errori. Poi sulla punizione l'avete visto tutti, era a 6 metri, 6 metri e mezzo, quindi io ci ho provato, però diventava comunque difficile. Francesco, è dai tempi di Nostro Signore che non si vedeva predicare nel deserto quanto te in questa partita. Che cos'è che è andato storto? Perché dopo la fiammata intorno al sedicesimo, il palo, eccetera, eccetera, molti tuoi compagni sono un po' spenti. Vi siete detti qualcosa nello spogliatoio? Come l'avete letta voi, lato giocatori? No, non penso che si siano spenti. Sicuramente qualche difficoltà c'è stata a causa dei primi caldi. Io stesso ho avuto un piccolo problema di un minutino, poi mi sono comunque ripreso, però non penso, abbiamo lottato fino alla fine per cercare di conquistare la vittoria, che poi non è arrivata. Anche se voi pensate che l'abbiamo cercato in modo confusionario, comunque mettendoci il cuore, vuol dire che a livello fisico comunque c'eravamo. Quando l'arbitro ha fischiato il rigore, non hai pensato per un attimo di fare un bel gesto, un gesto da buon samaritano, di dire top, lo faccio cacciare a guazzo, ad esempio, per figliol prodigo, o lo faccio cacciare a Maraglie perché arrivi a quota 20? Devo essere sincero, il rigorista era Fabio, il secondo rigorista ero io. Fabio è uscito, quindi ho battuto io, semplicemente. Vanni, e poi chiudiamo. Buonasera, Corrado. Le faccio una domanda slegata dalla partita. Per sintetizzare la magia di questa società, stamattina è scomparso Cesare Maldini, che è stato allenatore dal 78 all'80, lei è giovanissimo. Ecco, ma così, questo firmo, no?
parte come non punto di partenza ma di arrivo, forse, perché possiamo già pensare a una Lega Pro e qui c'è stata 8 coppe, c'è stata una magia infinita sintetizzata da questo grande personaggio che ci ha lasciati stamattina, che qui ha lasciato tanto. Sì, comunque Parma ha una storia importante, per quanto mi riguarda dopo anni di gavetta sono arrivato in una grande piazza, per me è un punto di arrivo, però non voglio sicuramente fermarmi alla Serie D, il mio obiettivo è quello di stare il più possibile con questa società, poi dipende sia dalle mie prestazioni che dalla volontà della società, quello fuori di dubbio. Io ho una domanda che parla di 12 giorni, non è quella di oggi sul rigore, cioè se avevi già deciso di incrociarlo, se hai aspettato il movimento del portiere, e poi risale diciamo quest'estate, tu avevi offerte per la Lega Pro, ma hai scelto Parma, se rifaresti oggi, se rifaresti tornando indietro ancora questa scelta? Ovvio, lì era una scelta comunque, non dico stata la chiusa, però quasi, adesso ci mancherebbe, sono primo in Serie D, è normale che la rifarei. Ma la rifarei anche da inizialmente, altrimenti non sarei venuto. Sul rigore di solito lo incrocio, però non registrate, sennò per il prossimo poi. Purtroppo è tardi. No, comunque avevo già deciso di tirare lì. Perfetto, grazie.